La rete di monitoraggio di Lipari e Vulcano è tra le più antiche reti di monitoraggio geodetico del mondo. È una delle prime reti installate su vulcani attivi per lo studio delle deformazioni del suolo. La rete esiste dai primi degli anni 70. L'Osservatorio Etneo, all'epoca Istituto Internazionale di Vulcanologia del CNR, ha iniziato questo studio, allora pionieristico, dello studio delle deformazioni del suolo sui vulcani. Queste misure continuano praticamente ininterrottamente, almeno una volta l'anno, dagli anni 70. Qui alle Eolie, oltre a questo fantastico paesaggio, abbiamo tutta una serie di fenomenologie legate alla geodinamica del territorio, da quella tettonica, che qui in questo momento è quella dominante, non avendo eruzioni in corso, a cui si sovrappone la dinamica vulcanica, magmatica, di Vulcano, che comunque è un vulcano attivo, e Lipari, perché non dimentichiamo che quello che vediamo noi come isole separate in realtà sono le cime emerse più alte del livello del mare di una lunghissima catena di vulcani che da qui possiamo apprezzare benissimo. Se togliessimo l'acqua, tutte queste cime non le vedremmo separate, non vedremmo delle isole, ma vedremmo tutta una catena montuosa, tutta di vulcani, continua, senza interruzioni.